Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari sorelle, Gesù ci mostra la generosità e la premura del Padre in tanti modi. Con la sua parola, con i suoi gesti, con la sua accoglienza verso tutti, specialmente verso i peccatori, i piccoli e i poveri, ma anche con i suoi ammonimenti che rivelano il suo interesse perché noi non sprechiamo inutilmente la nostra vita. È segno infatti che Dio ha grande stima di noi. Questa consapevolezza ci aiuta ad essere persone responsabili in ogni nostra azione. Questo giorno della festa di Santa Cecilia preghiamo per i nostri giovani. Lodiamo il Signore con i salmi. Yes.
con voci di gioia. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra salvezza, esaudisci la preghiera della tua Chiesa, perché celebrando con gioia la memoria della Santa Vergine Cecilia, imperiamo a servirti con amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Soprattutto la madre era ammirabile e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire sette figli in un solo giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro: «Non so come siete apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio, il Creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi.
Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo. E non solo a parole, ma con giuramenti, prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato le tradizioni dei padri e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato alti incarichi. Ma poiché il giovane non badava per nulla a queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo. Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio. Chinatasi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: «Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia». Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: «Che aspettate? Non obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla agli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Alleluia, alleluia. Ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro dicendo: «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: «Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua moneta di oro ne ha fruttate 10. Gli disse:
Bene, servo buono, perché ti sei mostrato fedele nel poco? Ricevi il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5. Anche a questo disse: Tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Le risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. Hai redenti con il tuo sangue, o Signore. Hai redenti con il suo sangue, Signore. Per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito. Ci hai redenti con il tuo sangue, Signore. Per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, dà a noi una fede pura e coerente. Ci hai redenti con il tuo sangue, Signore. Per i tuoi martiri che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita. Credenti con il tuo sangue, Signore. Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Credenti con il tuo sangue, Signore. Ti invochiamo, Maria, ottieni per il mondo la pace. Il pianto dei poveri, le lacrime dei bambini, la paura dei deboli, salga a Dio, perché converta l'amore e il cuore dei potenti. Resta con noi, Regina della Pace e Madre nostra, mentre chiediamo a Dio di frenare i venti di morte. Per i tuoi martiri a causa della fede, Signore Gesù, proteggi tutti coloro che in ogni parte del mondo rendono testimonianza a te e al Vangelo, e in modo particolare al nostro Papa Francesco. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua stanchezza. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Cecilia e come tu fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Cecilia, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,
Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Cecilia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità, pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Numero 92. Se ti cuore tormento non cade nella terra e non more crescerà, rovere.
salvato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide il suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Sia gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto da Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato fiera dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a prepararvi le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella riduzione dei suoi peccati. Grazie alla volontà misericordiosa del nostro Dio, perché lui verrà a visitarci dall'alto, un solo che sorge, per ispirare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. All'aurora Cecilia esclamò: soldati di Cristo, cercate le opere delle tenebre e prendete le armi della luce. Per caso qualcuno porta il nome di Cecilia tra voi? Allora preghiamo persone che portano questo nome. Preghiamo. Rinvigoriti alla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Cecilia portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Vediamo. Grazie a Dio. Buona festa. Grazie.